Andiamo qua, c'è la manovretta. Bello il merlo tutto fare, no? Turbo farmer, proprio tutto fare, veramente apprezzatissimo. Pensate, l'avevo, forse ve l'ho ben già detto, anche nelle carriere mie private, sandali con calzini sulla Losberg, lo tenevo anche se potevo benissimo fare anche con altro, ma il merlo c'era praticamente in tutte le carriere, in quasi, quasi tutte, diciamo. Ecco, dai, iniziamo e facciamo una cosa di questo genere. Adesso capirete finalmente perché il discorso big bags interattivi. Attenzione ragazzi, attenzione. Tac, queste sono le gioie di farming, le mie gioie. Allora, noi si sale. Vediamo di telescopico un attimo, non troppo. Vediamo se siamo più o meno sopra. Ancora un attimo, bene. Molto bene, oserei dire. E oserei dire che prima di tutto ciò farei anche uno screenshotone perché lo merita. In F1, 2, invio, poi F12 che mi serve nelle due qualità, ma facciamo presto. E capirete ora perché i big bag interattivi, chi si è perso la serie Terre dell'Est, come dire, si è perso un qualcosa perché li ho mostrati lì e vedete che in ogni serie c'era una chicca. Ma vabbè, è sparito, ok. C'era una chicca da seguire, c'era una chicca che il nonno teneva a portare. E la chicca era appunto che i big bag li aprite voi a manetta con l'interactive control. Ovviamente non che uno va sopra la seminatrice e quell'altro Zotut, no, si apre, si poteva anche chiudere se uno voleva, quindi cioè io l'ho lasciato andare perché tanto no, teoricamente non è ancora piena nonostante il big bags, controlliamo, siamo all'80%, però si poteva anche chiudere volendo, quindi capite che belle mode, che robe che nonno ha sempre mostrato. Qua l'ho rimostrato, però chi non l'avesse visto ora poteva già sfruttarlo penso 6-8 mesi fa perché da un po' che l'ho fatta vedere. Ecco perché chi è appassionato di farming dovrebbe almeno ascoltare i video anche se fa altro, perché il nonno da quel brutto vizio riesce a serrare tanta anche, forse anche giustamente, chi lo sa, salvatina, che così sono anche un po' più tranquillo. E quindi dopo la salvatina direi che una cosa è d'obbligo da fare, perché siccome devo metterli un altro trattore ad operare, non penso di far io, diciamo, nulla per il semplice fatto che i lavori vanno avanti quando si è in tanti. Pensate che rime il nonno Nixo qua di domenica mattina. E direi che si è comportato egregiamente perché, vabbè, le capestagne ci sta che siano fatte insomma un po' in maniera irregolare, però io mi aspettavo di trovarlo sui coppi del tetto, quindi trovarlo in campo e che abbia arato tutto questo campo, ripeto, tranne ovviamente le ovvie. Sì, bisogna un attimo ripassarlo, ma va bene, sono soddisfatto, ripeto, pensavo peggio, quindi andiamo contenti e soddisfatti. Altre cose da sapere, ovviamente, che teoricamente se non ho fatto male i conti, già ieri, sì, è uscita la Deutschland Map di Edo, quindi siamo qua su una mappa di Edo e Sukaz, ovviamente, perché in realtà qua è una collaborazione, in questo caso più che altro ricordiamo appunto che si erano uniti, diciamo, per far ritornare in auge la mappa famosissima Land of Italy di Farming 13. E invece vabbè, la Deutschland Map è tutta opera di Edo per avere, diciamo, una mappa, anche una sorta, come dico sempre, di mappa Italia, però made in Germany. Quindi attenzione, e attenzione anche al Nico che lui schiaccia, preme il tasto che ha dedicato l'inversore, ma a volte, alle volte premo e alle volte non va, chi lo sa. Comunque spero appunto che vi siano piaciuti questi sacconi, che
che sono veramente veramente utili, perché uno ha tutto il tempo appunto di venire qua e poi effettivamente, come dire, aprire e riempire, e volendo uno poteva chiudere anche prima, ma lasciato che si riempia al massimo senza, come dire, avere le problematiche di problematiche. Non è che sia un problema, perché voglio dire, uno mette il saccone sulla, a parte che non lo metto più ormai sul pianale, uno va sopra la tramoggia e lì funziona, però capite ben che insomma sarebbe molto più intrigante se, sto pensando, io qua potrei mettere, però il soppalco è comunque tutto ad uso, più interessante insomma se non parte l'animazione automatica, è questo che volevo dire. Vediamo una cosa, ma non credo che sia, come dire, almeno magari mi sbaglio. Ah sì, l'ha accettati, ragazzi miei. Io ero convinto che, però vale per tutti i prodotti in realtà, ed è stato stoccato là. Lo vedete? Metto la modalità zoom degli occhi. Molto bene, quindi sta pensata qua dell'autoload, praticamente del capanno autoload, è tanta tanta roba. Bisogna date a Cesare quel che è di Cesare e date a Sucas Edo quel che è di Sucas Edo. E bene, bene. E ovviamente anche sempre c'è anche sempre il caro sbaffo, specialmente nella Land of Italy, scusate, specialmente nella Deutschland Map c'entra. C'entra sempre, però lì ancora di più, lo salutiamo calorosamente. Vediamo se qua riesco a portare in giro il mio saccone. E tac, è già arrivato. Scarichiamo anche l'altro, ovviamente dopo partiamo magari col discorso semina, perché se no qua il tempo passa e non si combina nulla. Più che altro poi c'è il discorso da passare magari anche il campo, quello appena arato, con una dischiera o qualcosa. Adesso vedo. Magari sì, potrei, non so chi utilizzerò, chi andrò ad utilizzare, però qualcuno sicuramente dei mezzi potenti dell'azienda ci saranno. C'è stato anche chi mi ha chiesto se mai si vedranno lavorazioni in collina con cingolati. Beh, ben volentieri, solo che ragazzi, capite un attimo che devo finire di gestire un po' il parco macchine qua, il parco macchine, i campi più che altro, e dopo finalmente qualcosa succederà. Diamo velocemente un attimo il calendario colture. Noi siamo a settembre, cosa possiamo seminare? Colza, avena, non mi dispiacerebbe, oppure vabbè, l'erba, rapano, oleifero, segale, farro. Io direi anche che sinceramente da un punto di vista, visto che la mappa li ha, è una coltura che non ho mai trattato, direi di andare di segale o farro a far bene, eh? Cioè, penso che sia abbastanza, come dire, interessante la cosa qua. Ok, si può già andare con la belva. Vediamo se le gambe ci sono tutte. Fatemi controllare un attimo. Vabbè, fra una mano lo togliamo. E così la H è qua, ok. Allora io mi avvio. Il campo, ovviamente, cari miei ragazzi, è questo che avevo già in precedenza coltivato. Là l'operaio, ecco, ho parlato troppo presto. Dicevo che sta facendo bene. In questo caso mi pare che sia lì che fa Fast and Furious in mezzo ai campi. Ma va bene. Questo campo qua direi che è il caso di, si poteva entrare dall'altro a questo punto, iniziarlo dal fondo, che almeno riesce a seminare, si ispira nella decenza, senza trovare subito i pali della luce, perché sennò capite e sapete che insomma. Guarda qua che bella zona, qua ci vedrei, perché non l'ho vista, cioè non l'ho vista, non ci ho pensato, lì ci vedrei bene qualche mezzo abbandonato qua dietro. Il classico gazer del nonno Nixo lì ce lo vedo proprio da Dio, però vabbè, oramai quello che è stato avviato è stato avviato. Io
rimango sempre di stucco, e non è un barbatrucco, vedere, cioè guardate, cioè io, questa è hashtag cartolina, perché cioè, tra la luce, ok, sì, ho un attimo migliorato, diciamo, migliorato, non è che ho migliorato perché era già bellissima di suo, però ho un attimo inserito un escamotage per il discorso luci, però anche senza quelle è comunque una mappa bellissima, cioè voglio dire, non gli manca nulla, è veramente un bel posto. Si spera sempre, anche nella Deterra Italica, un domani che possa ritornare, perché sarebbe veramente tanta roba. Selezioniamo un attimo il discorso semi con Y, seleziono assieme, vedete, mi metto magari qua sull'ombra, così forse c'è più contrasto, però piego la testa perché ho il tracciamento del volto. Abbiamo detto che facciamo, volevo o segale o farro, mi sta bene anche il farro in realtà, quindi però c'è un però che ho schiacciato H nella speranza che, ecco, che il camisa lì, no, il canotta, sì, ma sta seminando alla velocità della luce, cioè so che deve andare anche discretamente veloci, però a me sembra partito per le qualifiche di Formula 1. Non lo guardo perché sennò mi viene un coccolone, ragazzi, quindi andiamo un attimo a vedere, torniamo a casa in farm, magari facciamo una breve corsetta, che così ci fa bene, facciamo un po' di fitness così gratuito. Vedete qua sta zona che secondo me si prestava per mettere qua dei mezzi, intanto butto l'anocchio, fa ancora vivo, quindi